Riprendiamo il discorso lasciato sabato, sia per la finalizzazione del processo di produzione 3D, sia dei campi di applicazione, quindi ci manca medicina e qualcun altro, ma insomma poche cose. E poi mi sposto da questa parte per usare i programmi, perché a monitor non vedo benissimo quanto voi qui, probabilmente per perdita del segnale, quindi mi girerò. Allora, se ci sono domande tenute in serbo nel fine settimana, fate pure prima di iniziare, se no vi lascio del tempo subito dopo. Sì. Sì, per quanto riguarda i muri, dicevi che non devono essere ben delineati. Sì. Quello bisogna agire a livello di texture oppure proprio le linee dobbiamo Tutte e due. rendere leggermente. Entrambe le cose, quindi sia il modello che la texture, come quello che vedi in realtà, compreso che ci sono crepe, linee, comunque sia l'intonaco non completamente bianco e cose di questo genere per la parte texture. La parte di modellazione devi seguire, arrotondare intanto, bevellare, insomma, far sì che non sia uno spigolo di 90 gradi, ma poi anche aggiungere dettagli, crepe, rughe. Non so, i punti sugli angoli che sono di confluenza, quindi sono particolarmente pieni, imperfetti, queste cose vanno inserite. Ve lo faccio vedere poi nella ricostruzione di una villa pompeiana, dove c'è ancora, gli intorni ci sono ancora più grossolani. Ciò non toglie che in una prima fase posso anche lavorare solo con dei box o con delle forme semplici che hanno spigoli netti, però successivamente questi vengono arrotondati o smuttati. In mezzo c'è la possibilità di utilizzare delle texture, degli shader che vi arrotondano non la geometria ma durante il rendering, quindi c'è anche una terza via, però non è così regolabile, non è così, cioè lo spigolo comunque ha degli andamenti sinuosi che vanno introdotti a mano, così come c'è una fase di rottura della simmetria, va fatto anche proprio nel modello e va fatto anche in maniera intelligente, per cui se è più sporco in basso, se è più consumato, c'è da inserire sia la natura del materiale, il fatto che magari certi gradini o certe pietre non sono esattamente allineati o comunque sono arrotondati e smussati. Poi c'è l'uso, quindi se è di una casa colonica vecchia, comunque la pietra particolarmente friabile, beh, allora andrete a curvare o a cavarli nella parte centrale a farne l'usura. E l'usura è già una forma di concept perché racconta la storia di un materiale in qualche modo. Per cui anche quando inventate materiali o situazioni, dovete introdurre questo tipo di cose. Tra l'altro è un'arte questa, perché per rifare il travertino pompeiano non è che fotografo per forza il travertino di Pompei. Mi va bene che prendo il travertino che, so, che estraggono a Roma o in provincia e lo adatto a quello che mi serve. Magari in questo caso i romani stessi estraevano lì e portavano giù. Quindi non ho fatto nient'altro che trasporre la texture. Però voglio dire, se ho bisogno di fare un cemento a faccia vista che si vede con le tavole e tutto quanto, non è che per forza lo devo fotografare sul sito. Se mi serve lo prendo da un altro sito e lo trasporto. Per cui, poi guardatevi intorno. Io sono stato domenica, mi hanno portato gentilmente al castello e ho visto la bellissima ricostruzione di quella tomba con i crateri, con i vasi. Beh, insomma, c'avete il materiale davanti da rifare in 3D, lì c'è tutto un intero castello da modellare, da misurare, pezzetti di paese, anche perché questo è molto utile per esercitarsi, cioè oltre che a misurare, a vedere quanto siete bravi o quanto diventerete bravi, avete il confronto con lo reale, quindi se rifaccio in 3D una sala del castello, se ricostruisco in 3D la tomba, se ricostruisco in 3D dei vasi. Poi visto mai la sovrintendenza, occhi per loro, vedendo la bellezza di quello che avete riprodotto, vi offrono del lavoro, dicono ok, ma se lo mettessimo in un CD multimediale e cose di questo genere. Quindi prima di andare fuori o vedere esempi estemporanei, il Colosseo che sta laggiù lontanissimo, piuttosto che le piramidi, c'è delle robe bellissime qui vicino proprio da usare come modello, anche perché siccome dobbiamo fare avanti e indietro anche con le texture di Photoshop, non è che se è venuta mai la texture, vado di nuovo a prendere la texture del Colosseo. C'è la tomba qui vicino, aprono, rifaccio la foto, ritorno indietro. Quindi quelli che noi chiamiamo reference, cioè riferimenti visuali, sono sia di prossimità, e quindi quelli che effettivamente vi servono, sia la possibilità di prendere delle texture che ricordano
il rosso della tomba che sta qui dentro questo castello, che magari è il rosso pompeiano, la striscia o l'imperfezione del tessuto la posso adattare. Quindi Photoshop mi serve anche a questo, che posso partire da una fotografia che somiglia lontanamente, si avvicina a quello che voglio e poi me lo aggiusto per andarlo a proiettare. Ok? Non sempre possiamo ricavare dalla fotografia del luogo le texture che ci occorrono, oppure posso partire da texture di libreria commerciali o gratuite e da lì adattarle, no? La cosa che dico anche agli studenti è che se state riproducendo un tavolino o un mobile, state attenti alla direzione delle venature del legno, non potete mettere i pennelli come vi pare, però anche lì è osservazione, quindi non inventiamo niente, anzi è proprio copiare, copiare, copiare e continuarlo a fare anche durante il lavoro, anche perché è la via più veloce, è più facile. Per cui la realtà e la copia dovrebbe essere la cosa che più vi guida. Sulla domanda invece che mi è stata riportata, perché cosa vi servirebbe per avvicinarvi un po' meglio al 3D per Photoshop o al video per Photoshop, la domanda è un pochino più articolata, perché vi serve tutto quello che serve anche a un fotografo, più adattato a quello che ci serve nel 3D. E questo vuol dire che sapete riprendere delle immagini del mondo interno e esterno, gli sapete togliere le ombre, sapete addrizzare prospetticamente una texture, perché ci sono delle imperfezioni, no? Comunque, solitamente quando si fanno le texture di esterni si va a fotografare con il cielo nuvoloso, in maniera che il sole non mi introduce delle ombre, oppure le ombre sono comunque diffuse, anche perché le ombre portate le fa il pacchetto 3D, quindi non devo avere sovrapposizione. Quindi, allora, gli strumenti in realtà sono che lo conosciate sufficientemente bene per usare il timbro, usare i livelli, fare il mescolamento, cioè il blending dei livelli, e questo la modifica delle fotografie che riprendete. Peraltro, non solo non vi serve, ma non vi ho mai detto che Photoshop serve per disegnare, infatti non vi serve per disegnare, al limite per fare acquisizioni di disegni o di schizzi e poi colorarli nella fase di preproduzione, ma non è solitamente il vostro compito quello. Aggiustare i reference. Avete delle fotografie di coccodrilli, dovete rifare la texture e quindi dovete addrizzarlo prospetticamente, ad esempio. Oppure usiamo degli artefatti, se ho bisogno della texture del coccodrillo per rifare le scaglie del drago, mi vado a prendere, se possibile, le fotografie del coccodrillo albino, che non ha colori, in maniera che parto da una texture neutra. Quindi bisogna anche essere abbastanza aperti mentalmente, portati alla fotografia, per far sì che di minimizzare la quantità di cose che dovete andare a modificare con Photoshop. Per quanto profondamente e ampiamente possiate conoscerlo, è il lavoro in più che si va ad aggiungere al tempo. Per cui, se ho bisogno di riferimenti lontani rispetto a quello che devo applicare, cerco di prendere fotografie che sono allineate in maniera da minimizzare le linee di fuga. Oppure ne devo sapere almeno per raddrizzare la fotografia, minimizzando questo effetto. Poi, al di là dei metodi o delle cose che potete utilizzare, dovete essere in grado di ripetere una texture senza vedere che si continua. Questa cosa che si chiama wrap around vuol dire che i bordi vanno copiati e ripetuti in un certo modo, il che vuol dire anche che se prendo un pezzettino di coccodrillo lo devo ripetere per un intero drago e non devo vedere la piastrella di rughe di coccodrillo, chiamiamola così. Quindi Photoshop vi serve già in questa fase per preparare i materiali in 3D. E poi dipende, dovete portare dentro la pelle umana, cioè del viso, dovete portare manufatti architettonici, ognuno di questi ambiti andrebbe fatto all'interno degli esempi. Quindi al di là della conoscenza generale di Photoshop, poi si vede Photoshop nel texture della pelle umana, Photoshop nel interni e esterni architettonici, occorre farlo. Non è che. E anche voi, una volta che avete capito il meccanismo, vi prendete un manufatto anche semplice e provate a ripeterlo. Poi vi accorgete che sui bordi non combaciano e quindi andate a vedere cosa succede e come posso aggiustarmi. Di seguito a questa cosa, che è una piccola parte, devo ricavare anche le mappe di bump, di traslucenza. Quindi dalla mappa di colore devo ricavare una serie di altre mappe che dicono dove la luce riflette, dove la luce viene assorbita, dove la pelle è più sudata, vuol dire che con il timbro di Photoshop devo fare una mappa che mi sono ricavato dal colore con un areale più bianco per dare poi nel rendering il riflesso. Quindi,
devo avere dei riferimenti per capire dove andare a disegnare in questo modo. Allora, Photoshop fa anche, noi la chiamiamo a foglia di cipolla, perché voi l'avete visto, il color, il bump, le mappe che andate a sovrapporre, però quelle ve le dovete ricavare e anche modificare localmente. Se devo andare a fare l'effetto sudato solo in una parte, siete voi che con l'aerografo di Photoshop andate a mettere dove vi serve questo. Se devo mettere dei graffi di una portiera, ho la stessa cosa da fare, ma magari degli interventi partono dalla mappa di color e altri invece stanno solamente nelle altre mappe. Per cui è sbagliatissimo che voi vi ricavate il, come sento dire, il bianco e nero, insomma, i toni di grigio del colore, e questa è la mappa di bump. E chi decide quanto è alto il bump? Lo slide del pacchetto 3D che dice quanto voi avete fatto il bump? Ma no, la scala che sta nella mappa di colore è già determinata, siete voi che dovete andare a contrastare, cambiare la saturazione, quindi giocare con i colori della mappa in bianco e nero per capire in che range, intervallo di bump la vostra mappa vi seguirà. Altrimenti cominciano ad arrivare artefatti neri, se esagerate, oppure non si vede il rilievo. Quindi Photoshop serve per modulare localmente i materiali. Voglio l'essudato solo da una parte, voglio il lucido, la macchina lucidissima ma opaca sul cofano. Sul cofano usurato o sulla ruggine vado a stendere sulla mappa di diffusione o specula, in quel caso reflect, di riflessione, dove non voglio che rifletta, dove voglio che rifletta al massimo e che, con toni intermedi dove voglio che riflette per toni intermedi. Quindi Photoshop è aperto da una parte, il 3D da un altro, e questo passaggio si fa aggiustandolo piano piano in qualche modo, no? E questo San Photoshop inizia da subito, prepara le texture, cioè prepara le foto, prepara i materiali, aggiusta i materiali localmente, altrimenti come fate a dire dentro l'orecchio voglio in alcune zone più lucido o meno lucido? Ma non solo, adesso non pensate solo al lucido, la traslucenza, cioè dove l'oggetto fa passare più luce. Alcuni motori vedono la distanza in centimetri e in millimetri, ma Max con Mentawai e V-Ray non può fare questo, lo vede con una mappa. Quindi sono i toni di grigio o che tipi di grigio mi ritrovo mappato all'interno della mappa di SSS che mi dice quanta luce passa. Il che avete anche delle condizioni molto localmente determinate, le ali del naso, no? Molto piene sopra, man mano che vi portate, poi dipende anche da dove mettete la luce. Se mi mettete un faretto dietro, le orecchie diventano trasparenti, ovviamente, quindi dovete posizionare in qualche maniera anche la luce per far risaltare questa cosa qui. Ma la mappa dice anche quanta luce deve attraversare il padiglione auricolare, al di là che è un centimetro o un chilometro. Quindi la mappa mi serve anche se voglio che passa solamente sul lobo o solamente sulle le convoluzioni, vado con il pennello a rimarcare solo le convoluzioni. Quindi non c'è proprio il disegno tradizionale, ma c'è un disegno grossolano per apportare. Infatti si fa con l'aerografo di Photoshop, perché Photoshop non è adattissimo a disegnare, Photoshop è adattissimo a distribuire. Se dovete disegnare, usate Painter, usate altri software più fini, no? Per il tratto, per cose di questo genere. E qui c'è già tantissima roba da fare con Photoshop, perché poi per arrivare a una singola mappa potete anche mescolare più mappe o sottomappe, quindi i layer di Photoshop. E anche i layer si possono mescolare con una forza diversa, con degli operatori, no? In alcuni punti rispetto ad altri. Quindi come agisco? Vado a provare con dei toni di grigio, vedo che cosa mi fa il rendering, torno indietro, anzi sono tutti e due aperti, modifico, rifaccio partire il rendering, peraltro 3D Studio Max o Maya o pacchetti 3D con Photoshop o altro hanno anche degli automatismi, per cui premendo dei bottoncini automaticamente aggiorna la mappa, cioè se la ricarica, senza che voi ogni volta vi assegnate o fate cose di questo genere, perché è un prova e riprova, al di là dell'esperienza. Poi Photoshop rientra massivamente nella fase finale, che non abbiamo visto, quella di post-produzione. E il video, soprattutto con After Effects, e Photoshop animato. Ecco perché se lo fate bene in statica, siete in grado di farlo anche dentro After Effects. Adesso ho un po' esagerato, non è esattamente Photoshop, però avete i layer, i timbri, tutta una serie di robe, ed è come se degli automatismi vi consentissero di applicare questo tipo di cose non a un'immagine, ma a una sequenza di fotogrammi. Tra l'altro è sempre Adobe che fa lo stesso software, quindi sono molto vicini e molto facili da acquisire passando dall'uno all'altro. Quando voi fate il rendering, vi fate calcolare i famigerati render pass. Quindi il render pass, che
ho già intrasentito che qualcuno confonde con le cose che ho appena detto, cioè quello che vi ho detto sono le mappe dei materiali e vanno stratificati a sfoglia di cipolla sopra il bordo esterno del materiale, un po' come se avessi proprio le sfogliette della cipolla, ognuno delle quali ha una mappa, color, bump, specula, ce ne sono fino a una quarantina volendo, e ne posso usare anche più di una per ogni canale, eccetera. E questa è una cosa. Dopo che il software ha finito il rendering, voi impartite il comando di separare il rendering in varie sottoparti. Questi si chiamano pass. E non c'entrano niente con quello dei materiali, perché questi pass sono: bravo, hai fatto il rendering, questo è il colore. Tra l'altro sapete come si chiama il render del colore? Il render finale, l'immagine renderizzata. Che nome ha in gergo? Quando voi vedete il render infinito, sapete come si chiama? Come si chiama questo? Il fotogramma già finito, renderizzato, compositato, o anzi non compositato, il rendering prima che lo tocco con la post-produzione. C'ha un nome ben preciso, che è beauty. Bello, bellezza, cioè la bellezza finale. Si chiama così, quindi quando vi chiedono un beauty, vi stanno chiedendo un fotogramma prima di farne la post-produzione video. Ora, questo fotogramma esce dal motore di rendering non in questa forma, ma molto più slavato, con i verdi più brillanti o più opachi, comunque sia come il motore di rendering decide, vedi V-Ray, Mental Ray, è la stessa identica cosa. Però io gli dico, senti, ma non uscire solamente col beauty, mi devi uscire con altre mappe, ad esempio la Z-Depth. La mappa di Z-Depth, te lo faccio vedere perché facciamo molto prima, sennò solo con le parole diventa difficilissimo. Allora, guardate un po' che cosa succede. Allora, anche tu c'hai ragione. Allora, il Photoshop, diciamo, sul video, allora, queste cose già le abbiamo incontrate, no? Le fasi iniziali, storyboard, poi gli animatic, cioè il 3D di massima fino a che diventa fine, raffinato, e poi la finalizzazione, che è la post-produzione, affinamenti successivi. Ma vedete che non c'è l'ambiente, no? Abbiamo detto che l'environment, l'ambiente è separato dai soggetti, ecco che compare l'ambiente dietro, ok? La sfocatura, che aggiungo in post-produzione, quindi non c'è nel rendering. Tanto questo ve lo posso anche lasciare perché è un materiale didattico. Allora, c'è anche un piccolo cortometraggio che fa vedere questo tipo di robe, però vi riassume anche se in inglese, vi ricordate, no? Quindi facciamo anche una sorta di riassunto delle prime puntate per chi non c'era. Siamo partiti dall'idea, la sceneggiatura, tutto quello che è concept, disegno, blueprint, no? Quindi addirittura l'omino muscoloso messo di profilo, di lato, tutto lo studio che c'è su una qualunque produzione, indipendente da chi fa questo tipo di cose, il guerriero, gli altri personaggi, la scala del cavallo in questo caso, piuttosto che altri comprimari. Poi le ambientazioni che sono separate, guardate dall'altro, questi sono due fabbri, quindi padre e figlio con la derivazione del giovane e dell'anziano con lo stesso diciamo fenotipo, aspetto esterno. L'environment, cioè le ambientazioni, sono delle vere e proprie tavole separate, la disposizione delle rocce, e tra l'altro sono anche dipartimenti separati, spesso e volentieri chi modella ambientazioni non modella personaggi e viceversa. Quindi sono due ambiti che presentano caratteristiche di texture, di modellazioni sufficientemente diverse da specializzarle. Poi si possono fare ovviamente entrambe, però ognuno, ok, la modellazione, abbiamo visto alcune robette su come disporre i poligoni, come sono puliti, come cade la luce, il subdivide, cioè lavoro a bassa densità e poi il computer suddivide la mesh, cioè il modello, le espressioni facciali, tutta una serie di materiali, e poi tutto ciò viene messo insieme. Nell'animazione sto attento che non ci siano delle pieghe, dei problemi, cose di questo genere. Ok, questo abbiamo anche detto come si chiama, no? Anche se non è perfetto, è un AT, quindi è un T-pose dei personaggi.
la modellazione delle ambientazioni, lo scheletro ossa, quindi le bones nella struttura, i controlli, vi ricordate dell'omino che veniva allungato o d'altro, quindi i controlli che aggiungiamo sul personaggio, la mappa, abbiamo detto che si chiama Unwrap, quindi viene aperta, ce lo fa anche bene ZBrush o pacchetti simili, ma comunque vengono disegnati i materiali intorno. Benissimo, ma lo vedete che la luce qui è più lucida, che l'occhio, oltre che la pelle, l'occhio è ancora più lucido, i denti sono un po' più opachi o traslucidi, guardate cosa succede sul labbro. Non potete pensare che tutto sto lavoro lo faccia una mappa e quindi suddivido le mappe in più parti, eccole qua, l'abbiamo visto anche sabato e i giorni precedenti, ma comunque ho, tra l'altro vedete anche che sono spiattellate, no? Quindi i rapporti ci sono, ma sono anche deformate. Per cui vedete che le labbra qui ho preso il colore, ma qui questo bianco mi dà il comportamento del labbro rispetto ai capelli che sono disegnati rispetto ad altre zone. Quindi ho color, bump, cioè il rilievo. Se le ciglia non sono messi con dei peletti e voglio che protrudano un po' di più, lavoro col bianco, ad esempio, per farlo uscire. E così con specula. Quindi ho bianco massimo altezza e specularità, nero minima, grigi intermedi, comportamenti intermedi. Che sia il bianco e il nero a fare questo, ma neanche ve lo dovete ricordare, perché ogni software fa in maniera diversa. O è il bianco massimo e il minimo e il nero, o viceversa. Lo provate. Applicate la mappa e eventualmente invertite, neanche la mappa, direttamente nel pacchetto 3D. Questo perché Max usa i bianchi e i neri in un modo, Maya più o meno uguale, un altro software, un motore, ve li capovolge. Non è che sta succedendo strano. È una lettura di scala, ma siccome è in scala, invertirlo cambia solo l'effetto, ma non altro. Per cui non è una cosa che ci preoccupa in nessun modo, né ricordarsi se il bianco e il nero è il massimo o il minimo. E se lo faccio su tutto un corpo, ho color, bump, specula. Queste tre sono le minime che siete chiamati a inserire. Il che vuol dire che anche in architettura non possono non esserci. E il fatto che molti architetti non addentro la materia fanno cose poco realistiche è semplicemente dovuto al fatto, architetti o chi lavora per gli studi di architettura, che dicono o pensano, sì, vabbè, bump, ma bump è per chi fa creature, specula, ma che è un pilastro, riflette o c'ha delle cose? Eh sì, mi sa proprio di sì. E quindi si fermano col color. Ed è tutto piatto. Una cosa che cambia un po' è solo la distribuzione del colore, ma senza le altre mappe non posso introdurre realismo. Quindi ho bisogno di queste altre due mappe. Se invece sono di mestiere, queste mappe sono almeno 8-10, perché ce ne sono tutta un'altra serie da aggiungere che mi danno dei comportamenti, ad esempio quello di traslucenza, nel momento che l'oggetto ha una certa trasparenza non è proprio trasparenza perché la traslucenza come nell'orecchio non è che abbiamo orecchie trasparenti, però quel poco di luce che passa è comunque sia un canale che si chiama SSS che qui non vedete, cioè il subsurface scattering. Allora, Photoshop fa tutto ciò, quindi a parte che ha anche assemblato dove mettere le pieghe piuttosto che il colore della carne, che l'abbiamo timbrato da una bistecca, ci interessa relativamente. È importante che io all'interno ce l'ho come andatura, anche perché il personaggio è una creatura inventata. Quindi non è che posso andare a prendere Schwarzenegger e gli copio quando era in gioventù più o meno com'erano la disposizione dei muscoli e dei colori. Poi anche cartoon. Quindi Photoshop mi serve anche per desaturare, sistemare i colori, ridurre le tinte. Quindi non vado per forza a lavorare a 16,7 milioni di colori, ma me ne bastano 200-300 di una gamma di colori. Quindi Photoshop, la grandezza di Photoshop, che penso sappiate, nasce come pacchetto per fare gli storyboard dei film della Lucas, cioè Guerre Stellari, dove un certo Knoll, col K davanti, è diventato da storyboarder al capo dell'impero di Adobe. O Adobe, come dicono alcuni, per cui è un pacchetto che nasce per disegnare storyboard, però la sua grandissima potenza è la gestione del colore. E il colore, le tinte, le saturazioni, la modulazione del colore e quindi anche delle foto, il suo centro grandioso. Per cui anche la disposizione dove andare a mettere le unghie delle dita piuttosto che le pieghe dell'incarnato, non so, del ginocchio o dei muscoli addominali. Lo vado a prendere magari anche partendo da delle foto, ma non possono essere delle foto, ci siete? E questo passaggio da foto reale a cartoon lo rifà San Photoshop di nuovo. Chi è che modula questo tipo di cose? Più prendo il color,
mi ricavo i toni di grigio, quindi non il bianco e il nero, i toni di grigio, tutti i toni di grigio nel mezzo, e poi con l'aerografo vado a toccare le zone che mi servono. Quindi vado a aggiungere altri layer da mescolare, da blendare con tutto il resto, per, non so, aumentare, rinforzare il ginocchio, certe pieghe, oppure certi riflessi o altre zone. E se ho dei metalli piuttosto che l'incarnato d'altro, devo fare la stessa cosa anche sulle parti speculari, cioè quelle che mi vanno a riflettere. In questo caso, quelli che non riflettono per niente, lo capite subito, quali sono? Sono le zone nere, e infatti sulla barba e sulle sopracciglia non ci sono riflessi. E sulle zone bianche ci sono massimo dei riflessi, e poi cose intermedie. Il massimo del riflesso delle zone bianche non è certo la cromatura di un'automobile, è un riflesso dell'incarnato, che ha un range molto più piccolo. E quindi ne devo tener conto. Per cui le mappe servono anche a dirvi il massimo, il minimo e gli intermedi. Sono un controllo locale di comportamenti e anche di range, cioè quanto devono essere estese, in modulabili in qualche modo. Quando la mappa di bump, che esagerate, o è fatta male, o avete sbagliato i valori, perché il valore di bump che mettete ad esempio in max è un moltiplicatore spesso della mappa. Se esagerate, lui va a prendere la mappa che è mezzo millimetro, mettiamola per 5, vi diventa una roba, cominciano a comparire degli artefatti neri. Il nero è un modo per dire del software: guardate che state fuori scala, state esagerando nella moltiplicazione di questo canale. Poi anche qui dovete vedere, è diverso che la mappa venga letta da Mentarray, da V-Ray o da Arnold o da altri motori. Per cui ad esempio capita che su Mentarray o su dentro Max con V-Ray posso modulare col numeretto e su Maya no. Vi beccate la mappa e poi dovete aprire un altro nodo che è quello del controllo del colore per poter fare questo tipo di cose. Quindi ci sono variazioni che cambiano da programma a programma, ma il metodo è il modo con cui, non vedo il puntatore sul mio monitor, ok, è comune, perfetto. Allora, Sun Photoshop ci è servito per questo. Dopodiché faccio, non vi ricorda niente questo omino messo in questo modo? Più nude look di così, è nudo proprio. Quindi è nude look anche nella stanza o nelle cose, perché ancora prima vado a vedere i toni di grigio per la caduta della luce e poi vado a inserire i colori. E addirittura viene fatto anche con vestiti, piuttosto che lo scudo, piuttosto che la spada, perché hanno modi diversi di comportarsi. E tra l'altro l'omino solitamente viene fatto girare per vedere che tutta la forma funziona. Finché voi non avete tutti questi personaggi in questa forma, mica potete assemblarli in un'animazione di un cortometraggio. Quindi è come gestire gli attori. Finché non ho deciso il loro aspetto, il fatto che le texture mi convincono, non li vado a mettere in scena. Ci siete? E poi, scusate, ma questo cavallo più o meno sbiadito e un altro che è così, da cosa dipende? Solo dalla luce che ci sta, che c'è all'esterno? No, dipende anche da quello che avete modulato con le texture dentro Photoshop. Quindi il colore può rimanere sempre lo stesso, anche perché quando vado a illuminare un esterno, la luce non posso mica cambiarla in maniera così estesa, ad esempio quella del sole, vado a cambiare come si comportano le texture, quindi il controllo a livello dei personaggi. Ok? Allora, tutto questo discorsone, l'HDR di fondo, eccetera, mi è servito per arrivare a questo. Quindi, intanto, che cosa c'ho? C'ho il background. Che cos'è il background? Il fondale. Questo noi lo chiamiamo in gergo plate. Piatto. Un brutto modo di tradurlo. In realtà si chiama plate e plate rimane. Il plate può essere anche fotografico. È un fondale. Ma voi lo vedete sfocato, sto fondale, o lo vedete nitido? Lo vedete nitido, perché i pacchetti 3D lo producono velocissimamente, ma dove i pacchetti 3D si addormentano tutti, senza nessuna distinzione, senza distinzione di motore di calcolo, V-Ray, Mentarray, Arno, lo fate voi, e quando voi gli dite di andare in profondità di campo, cioè di sfocare, aumentano i tempi inesorabilmente. Poi arriva il regista e dice, bruttissima questa sfocatura, chi ve l'ha detto di fare in questo modo? Rifate fare il calcolo, non ha senso. Quindi questi effetti 2D e video non si inseriscono in 3D. Per cui la domanda di quanto è importante Photoshop e il video è così fondamentale che generalmente
nei corsi di grafica 3D si fa precedere Photoshop e il video, perché se io non so Photoshop e soprattutto After Effects, che tipo di controllo mi danno sulle immagini, anche fotografiche, che ne so che cosa devo evitare in 3D? Allora, se ho capito che la profondità di campo me la fa After Effects, la voce DOF o profondità di campo di Max e degli altri software 3D andrebbe proprio cancellata, anzi quando il menu lo consente va proprio eliminata fisicamente. Cioè, mi prendo una bella responsabilità a dire questa cosa in streaming, perché semplicemente non la usa nessuno, non sul lavoro, sull'hobby è un'altra cosa. Perché? Perché per quanto voi siate veloci ci mettete 50 minuti, per quanto io sono lento in post-produzione ci metto 5 nanosecondi. Lontanamente posso pensare di farlo in 3D? O comunque si può sentire che la profondità di campo del pacchetto 3D è più realistica della profondità di campo del 2D, che è una bestemmia in campo produttivo. Non esiste questa cosa. Per cui io faccio in 3D, lentamente, con i tempi suoi, relativamente lentamente, tutto ciò che Photoshop e il video non mi fa fare immediatamente. Questa è la prima regola. Perché... anche se sono portato, vabbè, ce la voglio mettere questa profondità di campo su questa fotografia di cucina, ti ho fatto un bel 3D, un tortino, e quello ci mette 50 minuti per calcolarlo e altri 2 giorni per fare la profondità di campo. Ma apri Photoshop e After Effects, o After Effects è un'animazione, e ve lo regolate con uno slider. Giustamente potete dire, sì, ho capito, ma chi stabilisce la profondità di campo dell'obiettivo, l'apertura, tutte queste belle cose 3D da macchinetta fotografica? Il 2D non lo può stabilire, ecco il render pass. Quindi, allora, intanto il pacchetto, anzi, diciamo anche la macchina B a Roma ha prodotto il fondale, così capite ancora meglio. La macchina C a Milano ha prodotto i personaggi, cioè spesso e volentieri stanno anche in zone lontane, non per forza allo stesso luogo, e addirittura ci sta un altro livello che è quello che sta davanti, cioè un ramo, un qualcosa che è il primo piano. In questo modo io posso unire i tre elementi e soprattutto questo, il fondale lo posso sfocare quanto voglio, posso anche animare l'animazione di sfocatura, cioè la messa a fuoco, ma non ripeto il rendering, che comunque è la parte più lenta del processo. Ci siete? Allora, la domanda pertinente è, eccoli qua, questa è la vera magia del 3D, usare sta roba in 2D. Quindi, V-Ray li chiama Render Element, Mentarray li chiama Pass, Arnold li chiama come gli pare, alla fine sono delle immagini con delle maschere, con o tutto nero, o tutto bianco, o toni di grigio. Quindi noi abbiamo un alpha mask che mi serve per ritagliare il personaggio, così lo posso sovrapporre sul fondale senza che vedo la linea verde tutto intorno. Quindi questa maschera è fondamentale, anzi gran parte dei pass sono pieni di maschere. Ve ne dico un'altra, anche da V-Ray. Vi fate fare un pass solo di dove riflette l'oggetto. E quindi quello in toni di grigi vi fa una mappa, oppure una mappa che si chiama Render ID, per tornare su, scusate, Material ID, per tornare a una cosa prettamente Max. V-Ray dà un falso colore per ogni materiale, o anche per ogni, non solo oggetto, nome dell'oggetto, ma anche il materiale che avete chiamato metallo. In questo modo gli fa anche la maschera, con Photoshop lo potete immediatamente isolare e modularlo. Lo voglio un po' di più, un po' più chiaro, un po' più scuro, ma non sto toccando il beauty, cioè l'immagine finita, il rendering totale. Sto modulando delle zone. Quindi Photoshop, il sinonimo di uso di Photoshop e After Effects o del video in genere dentro il 3D, è la parola chiave, è modulare localmente il comportamento del 3D. Allora, la domanda è, sì, ma se io faccio la profondità di campo con il pacchetto 3D, posso regolare dove finisce la messa a fuoco? Come faccio a farlo in questo modo? Sta in questa maschera che si chiama Depth Mask, lo vedete? Cioè maschera di profondità. Cosa succede alla Depth Mask? La Depth Mask tiene conto di tutta la scena, quindi vi fa bianco-bianco quello che sta in mezzo, ancora più bianco il foreground che sta davanti, e piano piano, che voi vi allontanate in profondità, toni di grigio sempre più sbiaditi. Ci siete? È un modo per individuare dei piani. Beh, io a Photoshop e After Effects gli passo questa mappa e regolate cosa mettere a fuoco. Cioè, potete dire che qui
questo viene sfocato e quello che sta davanti un po' di meno. E quindi anche in animazione potete regolare la messa a fuoco. Per cui Photoshop e After Effects rientrano alla fine per comporre il beauty. Anche se sta cosa sembra complicata, in realtà è molto più semplice, e prevede dei passaggi, mi dà un controllo immediato. Per cui anche io ci ho messo 2 ore per fare un rendering, non lo devo ripetere. Mi va bene perché tanto poi lo vado a modulare, anche se i verdi sono sparati o il rosso di quel materiale è fatto in maniera errata. Ma ultimamente i software consentono anche altro, vi fanno cambiare l'illuminazione della scena. Cioè è possibile fare un pass dove voi mettete una sorta di mappa di normal del rendering, la posizione delle luci. E potete fare una cosa che si chiama in gergo relighting, rilluminare una scena spostando il sole da qua a qua in post-produzione senza ripetere il rendering. E questa è un'altra cosa notevole, perché se ho commesso degli errori o voglio modulare l'ampiezza di una luce, in molti casi posso non ripetere il rendering. Quindi in alcuni casi, poi immaginate migliaia di fotogrammi, ripetere il rendering vuol dire un altro mese di lavoro. Mentre così in post-produzione si fanno magie. Talmente magie che mi sono scordato di mettere in primo piano un rametto o un insetto che mi passa davanti. Bene, prendete il pacchetto 3D, vi fate solamente l'insetto con la maschera e lo aggiungete qui come altro livello anteriore. Mica avete fatto il rendering di tutta la scena. Oh, che sbadato, mi sono dimenticato di mettere dell'erbetta sul colle in fondo. Bene, vi fate renderizzare solo il fondale, anzi togliete pure le valli, fate renderizzare solo l'erba e la sovrapponete con la maschera a tutto quanto il resto. Quindi il video vi consente di gestire la criticità. Oddio, devo consegnare domani, mi sono scordato l'insetto che svolazza, per dirne una cosa stupida. Oppure, no, ma dovevamo fare quella cosa verde, guarda che è diventata il rosso scura. Che io vi faccio rendering dei 10.000 fotogrammi, ma nel cinema ancora di più, no? Quando faccio ancora più fotogrammi, figuriamoci anche in piccolo. Per cui i render pass sono una suddivisione che è diversa dal materiale. Mentre il materiale è su una zona globale, questi cambiano a seconda dell'inquadratura, perché anche la profondità della maschera, della depth mask, dipende da dove voi mettete la telecamera. Allora, senza sapere né leggere né scrivere, come dice in gergo, e se ho dei dubbi, siamo talmente sicuri della potenza di questo strumento che attiviamo tutti i render elements di V-Ray prima di partire col rendering. Tante volte me ne fossi scordato uno, e alcuni di questi vanno anche modulati, vedi l'occlusion, cioè siete voi che dovete dire quanto è forte in alcune zone, quindi non è solamente una questione, la maschera è questa può essere, ma alcuni di questi pass si possono modulare in profondità, ad esempio 5 piani di profondità o 21 piani di profondità, quindi dipende quante quinte volete una dietro l'altra, no? La vostra montagna viene avanti in 3D, ma lì io ho dei piani, per cui si possono modulare anche questo tipo di cose. Aumenta un po' i tempi di rendering, ma non di tantissimo, e comunque nel dubbio almeno ce li inserisco tutti. Vabbè, alcuni verranno completamente bianchi e magari andranno modulati, ma per la paura che me ne serviranno alcuni e me ne posso scordare, non mi metto a fare la spunta questo sì e questo no. Aggiungi tutto. E poi dovete sapere che su ogni immagine ce ne stanno 20-30 strati, e se ho per ogni secondo ho 24 fotogrammi. Ognuno di questi fotogrammi ha altrettanti strati. 3, 4, 8, 20, quindi la workstation ben carrozzata serve anche al fatto che avete almeno 3-4 giga di hard disk, perché questa roba prende spazio, fare pochi secondi sono giga e giga di dati, ci siete? Quindi vi serve anche un modo dove stoccare tutta questa cosa qui. Ovviamente ci sono un sacco di discorsi che do per scontato, non mi sognerei mai di fare render pass in JPEG. I formati sono fondamentali, mi introducete artefatti, non so quando vedete, se vedete Sky o anche la Rai, eccetera, quando cominciano a apparire i quadrettoni, no? I quadrettoni sono l'MPEG non perfetto, è una sorta di JPEG dell'immagine, quello è quello che fa il JPEG, quindi se voi introducete il JPEG anche di massima qualità, compaiono quadrettoni, non sarebbe neanche male, ma siccome i quadrettoni cambiano da fotogramma a fotogramma, siamo fregati, quindi salviamo solo in TIFF, compresso, TGA, BMP, insomma, ormai è obsoleto perché è pesante. I formati compressi vanno bene, non confondete il TIFF compresso col JPEG compresso. Il JPEG è un formato distruttivo, per farvelo pesare poco deve togliere un sacco di informazione,
E soprattutto dovete sapere che ogni volta che fate un JPEG, tipo da telefonino, WhatsApp, Photoshop, poi ritorna, state aggiungendo desolazione su desolazione, cioè piano piano si perde la qualità. La perdita di qualità è irreversibile. Quindi almeno conservate una matrice sempre nitida in TIFF, e ogni volta che fate il JPEG è sempre la perdita di qualità da una TIFF. Se voi ritirate il JPEG, lui ogni volta perde qualità. Ogni volta che fate il JPEG di un JPEG state perdendo qualità. Per cui almeno fatelo partendo sempre dall'immagine madre, diciamo così. Ok. Quindi quando io carico After Effects o Photoshop e prendo un frame, ci sono già i canali automatici per prendere tutti quanti questi pass, perché lo sanno che funziona in questo modo. Quindi vi ritrovate sotto tutte le timeline ripetute, e quando voi importate il singolo frame, loro già sanno che ogni frame, loro parlo dei software, si deve beccare tutti i layer di tutti gli altri pass, automatico. Per cui se io vado a fare dei cambiamenti su uno, è il software che li trasferirà su tutti i restanti. Posso modulare anche questo. Però i pacchetti 3D devono produrre sta roba, perché altrimenti il beauty, l'immagine finale, è scarsamente modulabile con Photoshop, perché non gli date la separazione dell'informazione. Quindi i pass finali servono a separare le caratteristiche per poterle cambiare, modulare, spostare, aggiungere. E siccome gran parte di queste cose sono dovute a criticità, vi fanno stare tranquilli, perché tra l'altro i compositor e gli editor fanno dei miracoli su delle cose impossibili, delle cose bellissime che sul 3D non c'erano, e vi aggiungono delle cose se gli date le maschere. Quindi il 3Dista non è che per forza deve conoscere Photoshop così a fondo, Photoshop è sicuro, o After Effects così a fondo per poter fare editing o compositing, ma perché deve dare sta roba all'addetto A. Per questo che lo si fa fare anche agli studenti, non perché per forza lo studente poi farà le mappe con Photoshop, però se lo sa fare, almeno a livello di esecutivo, sa come interfacciarsi con chi se ne occupa, nei due sensi, è un lavoro di team, quindi c'è bisogno anche di modulare, dobbiamo dire voglio più scuro, più chiaro, i capelli non vengono bene, non c'ho dettaglio, e così via. Per cui anche se voi non fate la post-produzione, gli dovete dare sto materiale e anche modulare, non lo so, la profondità piuttosto che altri componenti. Questo PDF, se volete, ve lo lascio anche con i filmati, perché poi ci hai animato, ok, vediamo un po'. C'è anche, non lo so, per questione di tempo non vi faccio vedere il filmato finito, però ve lo guardate con calma. Questi sono di lavorazione, quindi fanno vedere un po' le fasi. Nude look a 360. Di tutti i personaggi, di tutte le ambientazioni. Solo quando il supervisore ha approvato queste componenti si mandano ad animare. Ok, di un personaggio, Quindi... paradigmatico di un personaggio, però che vale per tutti. Oh, la paroletta magica è compositing. Background plate. Nitido. Ecco i personaggi, e a cosa mi serve la maschera? A sovrapporre senza soluzioni di continuità, senza vedere il contorno. Quindi in realtà, anche se ho fatto tutto sto 3D spaventoso, alla fine torno sempre al 2D. Ecco perché ci serve, alla fine sono quinte, sono immagini. Notate per favore il fondo quanto è nitido. Profondità del personaggio. Questo sta in un piano dietro, quindi sfogo solo il cavallo e non tocco lui che sta davanti e non tocco lo scenario. Che faccio? Vi faccio fare il rendering per mettere a fuoco il cavallo? Facendo 28.000 prove per vedere ma è esattamente quello che voglio? C'ho la maschera, lo posso modulare, posso compositarlo senza problemi. Il davanti, se c'è, non è che c'è sempre. Solitamente questo rametto qua, lo vedete? Che è fuori fuoco, pezzettino che abbiamo visto prima, ed è molto più fuori fuoco rispetto al cavallo, perché se metto a fuoco questo, lui mi va dietro, questo mi va avanti, ma ovviamente se lui sta a fuoco il fondale non può stare a fuoco, ok? Sulla profondità è dove si capisce meglio, l'esempio la depth mask,
Oh, l'avete visto? Ma ve lo fa vedere anche modulato, che è uno sliderino. Quindi lui ha renderizzato in Beauty questo come fondale, ma nel momento che io faccio questo tipo di cose, guardate un po'. Allora, è comprensibile adesso la differenza tra il Photoshop dei materiali e i pass finali. E tra l'altro queste cose non è che sono ipsedixit o, cioè, si lavora così, non ci possono stare eccezioni in questo tipo di cose, perché sennò il prodotto non può essere modulato o finito, non ci sono metodi alternativi a questi grossi paradigmi in qualche modo. Per cui i pass sono fondamentali da gestire. Avete anche visto mentre metteva fuoco che ne cambiava il fuoco, quindi quella cosa lì è in tempo reale sui pacchetti Photoshop o video, per cui addirittura si possono anche fare fuori dalle maschere, quindi dando una forma circolare, perché il depth mask la potete disegnare dentro After Effects o dentro Photoshop. Quindi, puta caso, vi serve una maschera di messa a fuoco circolare, ve la disegnate voi. Cioè, è un sovrafiltro che aggiungete come controllo di Photoshop e di After Effects che non vi viene manco passato dal pacchetto 3D. Quindi c'è ancora dell'altro da inserire all'interno di questo tipo di cose. Però ci sono anche pass sui tipi di materiali, per cui posso andare a cambiare i riflessi, la lucentezza, il colore, anche localmente. E il bello è che se io lo faccio solamente a una fibbia del fotogramma 1, il pacchetto video lo traccia fino al fotogramma 5000 anche se la fibbia si sposta, quindi la marca, anche se cambia forma, ed è un automatismo, che mi metto uno per uno a cambiare i fotogrammi ovviamente. C'è la maschera, il grigio corrisponde sempre lo stesso, se la fibbia si sposta, si ingrandisce, mi viene davanti o mi viene dietro, non ha importanza. Si dice che è treccata, cioè è ancorata e quindi è una cosa noiosissima che si fa il software da solo. A me, io voglio sempre la fibbia in quel modo. Non solo, ma potete anche decidere che siccome, di seguito a quello che vedete, ci sono delle variazioni, dentro il pacchetto 3D la fibbia diventa progressivamente più scura o progressivamente più lucente. Eppure il pacchetto 3D non ha dato questa informazione, solo perché la maschera o l'isolamento di quella zona consente di modulare, quindi cambiare variabilmente, come vi viene in mente, come viene in mente al regista o al compositor, al technical director, di quell'elemento lì. Ci siete? Per cui il 3D è sempre interfacciato con Photoshop, comunque, con il 2D, perché alla fine, tant'è vero che dire non toccato da Photoshop in un rendering è un demerito, non un merito, perché tutti i motori di rendering, da V-Ray a Mental Ray, eccetera, sbagliano le saturazioni piuttosto che delle componenti, quindi ho sempre bisogno di aggiustare le curve di luminosità piuttosto che altre componenti, sempre, invariabilmente. Ammesso che ci abbiate anche un bel monitor calibrato rispetto a quello che vedete e a quello che sarà poi stampato su pellicola o su carta, perché c'è anche questo discorso da fare. Per cui, proprio per il fatto che, ok, ma quando vado su pellicola o quando stampo mi viene scuro, vabbè, c'ho la maschera, entro in Photoshop e schiarisco. Schiarisco solo quella zona, oppure in video mi spara il verde, è saturissimo, esce fuori una roba con tutto quanto. Benissimo, desaturo non il verde di tutto il fotogramma, non necessariamente, posso anche farlo sul totale come valore, ma solamente di quell'elemento che mi dà fastidio, quindi di nuovo criticità che posso risolvere. E in 3D non ci torno mai più, tant'è che do a un dipartimento che in casi rarissimi tornerà indietro e vi fa fare in 3D qualcosa o farà aggiungere, perché il 2D mi consentirà di modulare e di spostarmi tutto quello che vedo. Ci siete? Se voi mi mettete la sfocatura di un fondale nel beauty, cioè nel rendering iniziale, io non posso più modulare niente. Come faccio a fare? Faccio la sfocatura della sfocatura e se mi serve di meno, uso i filtri di Photoshop con perdita di qualità, non posso farlo. Quindi sto anche attento nel rendering a non introdurre cose che poi in post-produzione posso ritoccarmi. Ci siete? Questa è la forma mentis. Quindi, al di là dei moduli, voi con Photoshop e After Effects dovete fare e sapere tutta questa robettina qua. Allora, questo costituisce la chiusura di tutte le produzioni, che facciate architettura o d'altro, il passaggio in editing e compositing è sempre necessario. Allora, dove sta? Me lo sono perso. Ok. Non so quanti di voi hanno visto Anonymous. Una delle ennesime teorie su, ok, partiva anche così, su come Shakespeare più o meno è diventato il genio che è conosciuto, però quando voi vedete sequenze sembrerebbe anche una roba da Trono di Spade o simile, che tra l'altro è pienissimo di queste cose. Oppure se avete visto,
Una cosa che facciamo studiare agli studenti è 300, e adesso anche il seguito. 300 è la quintessenza del compositing, dell'editing senza il 3D. Sono bravissimi compositor, ma sapete quanti layer ci sono in un fotogramma? Si arriva anche a 3-4.000, eh? Cioè stratificate. Ed è molto fumettistico, perché anche lì hanno, sia dove c'è il 3D, sia dove hanno fatto delle riprese reali, desaturato, portato tutto quel giallognolo, il sangue che diventa rossissimo, avete visto che va fuori fuoco, si ferma, oppure diventa vivido e il resto tutto quanto un po'... Tutto compositing, tutto editing. Quindi sono questi software che mi consentono di modulare. E solitamente lo studente basta ed è sufficiente anche After Effects o altri software che sono basati su timeline. Però un'infarinatura o comunque dovete sapere che il non plus ultra per fare questo tipo di effetti è Nuke. Nuke è un software che ma da 300 a Avatar, alla produzione di 100 passi italiana, il 90% se non 95% di quello che vedete, questo è il software che fa un po' tutto, che finalizza, perché nonostante After Effects sia validissimo e lo si utilizza anche a questo livello, diciamo che spesso per arrivare allo stesso ho bisogno di plugin, ho bisogno di una serie di robe, e poi il controllo del 3D non è esattamente la stessa cosa. Quindi Nuke si sta integrando piano piano con il 3D, e pensate che già adesso consente, è un pacchetto 2D, quindi un po' come fosse Photoshop, di rirenderizzare il fotogramma 3D, quindi di richiamare V-Ray o il motore dentro, senza scomodare più 3D Studio Max o chi ha generato il frame. Quindi è pesante, cioè consente di fare cose turche, pienissimo di effetti, ed è il riferimento dell'industria. Siccome oltre che per timeline lavora per nodi, anche lui, in qualche modo, possiamo avere dei preview e regolare il network di quello che andiamo a fare, vedendo, ok, ma come viene questa cosa qui, velocissimamente, lavorando con miniature. Quindi dovete anche sapere che soprattutto nel cinema esco a 4K di risoluzione, cioè 4096x2000 rotti di altezza, 2005 solitamente, e in alcuni casi vede Pixar renderizzano a 8000x5000 e poi riscalano di 4 volte. Non so se avete fatto caso che i film Pixar hanno un non so che di plastico, di nitido rispetto a tutti gli altri, e l'anti-aliasing è perfetto, renderizzo a 8, riduco di 4 volte a 4, cioè se voi dimezzate le due uscite, il modo per fare l'anti-aliasing senza filtri e senza cosa è riscalare da 8 a 4, è perfetto, nitidissimo. Quindi loro renderizzano a 8, anche se al cinema ci vanno a 4, ad esempio. Quindi questo vuol dire che la pesantezza degli hard disk, che hanno tutte queste maschere e sta roba, si moltiplica ancora per centinaia, migliaia di gigabyte. Quindi ho bisogno di hard disk. Allora, questi poveri software 2D, anche se non fanno calcoli 3D, devono gestire contemporaneamente migliaia, se non milioni di fotogrammi e tutti questi layer. Non potete aspettarvi che sono fluidi. Quindi lavorano con le basse risoluzioni. Fanno anche delle cose che si chiamano pre-comp, cioè dei progetti in bassa, e la notte anche loro rirenderizzano applicando tutta la montagna di effetti che vi siete inventati, o che i compositor e l'editor si sono inventati, nel fotogramma in alta, in maniera che la mattina è pronto per essere visionato. Ma avere una macchina veloce per fare 3D vuol dire anche che è veloce quando dovete fare questo tipo di effetti, perché è vero che sono meno impegnativi, ma siccome le risoluzioni e il numero è folle, c'è bisogno di potenza di calcolo. Allora, in questi film si vede particolarmente questo tipo di controllo. Non so, questa forse è senza musica, quindi è proprio così, ma comunque... Sono basso io? Eccoli! Eccoli qua. Guardate un po'. Avete visto una sequenza che era bella fluida? Addirittura si sono inventati una diga con le barche e alla fine c'ho tutti gli elementi 2D uno sopra l'altro? Guardate. Questo è come viene il fotogramma finale del film e da che cosa siamo partiti? La nebbia, la sfocatura, la profondità, frame per frame. Guardate un po' che bellezza, a volte anche con estensioni del set. Le folle sono calcolate, adesso vi farò vedere come. Ma possono essere anche riprese dal vivo e messe su una componente 3D, no? Ok, guardate un po'. Questo è un rendering con l'occlusion, nude look. Questo è come verrà in finale. Vogliamo vedere i plate? Zaccare. Foreground, background, parte intermedia, e poi ho fatto tutto in 3D.
il dettaglio. Green screen, quindi contro un fondale dove non c'è niente nella scena, il 3D aggiunge, guardate, una mappa su un fondale, quindi anche col movimento di camera, lampi o altre componenti. Poi andate a vedere di sto set che c'è. Non mi stanno facendo vedere tutti i layer, i principali almeno. All'interno di questa cattedrale. Modello tridimensionale con plate, ok, accorpato in questo modo. Controllo dei singoli pezzi. Se voglio scurire di più a destra rispetto a sinistra e dare una nebbia di profondità per far vedere che è immensa la cattedrale. Che bella la diga con delle barche, delle chiatte. Guardate un po' la simulazione dei fluidi che è fatta in 3D, peraltro può essere ripresa, ok, deformata col controllo prospettico intorno al bordo, quindi non c'entra manco niente col fiume. L'ho presa in una fontana, in un qualunque altro posto, e l'ho adattata a quella che mi serviva, cioè fuori contesto, ok, per compositare tutta questa scena. Vedete che è totalmente 3D, quindi il fondale è fatto in computer grafica, il davanti con i personaggi sono reali e vengono sovrapposti. Ecco, diciamo che i software vi consentono anche questa corrispondenza di prospettiva, per cui potete cambiare il movimento di telecamera e anche i punti di fuga vengono rispettati dal software. Scena reale. Quindi avete visto che il verde è servito per ritagliare, per mettere la trasparenza, l'alfa in qualche modo, e poi tutti i layer, tutti gli strati aggiunti uno dopo l'altro. La sfocatura davanti, no? La parte anteriore è sempre background, foreground e sezione centrale di messa a fuoco. Poi ovviamente sia il fondale che la parte anteriore può essere fatto da n strati, quanti ne occorrono. La componente video è assolutamente centrale, importantissima. Mettere a posto i colori, mettere a fuoco, schiarire, sistemare le gamme cromatiche, aggiungere elementi. È tutta roba, per quanto pesante, tanto alla fine sono tutti layer, tutte tendine. Non ho altri tipi di controllo. Le maschere mi danno il controllo di profondità e anche effetti un po' più cruenti o eccessivi, ovviamente, si possono fare in 3D senza rischio per gli attori. È chiaro? Ci sono domande su questa componente?
faccio vedere anche un'altra cosa altrettanto. Dopo non lo vedete più che è fatto in questo modo, ma il segreto è proprio usarli bene per fare in modo che non si veda questo tipo di cose. E bisogna sempre finalizzare in questo modo. Allora, forse c'è dentro automotive, quindi di qua. Allora, questa cosa che state vedendo è fatta solamente con il modello 3D dell'auto in maglia. Il pacchetto è semplicemente di esempio, max o d'altro, sono equivalenti. La cosa importante è che voi avete anche nel pacchetto di editing e compositing anche il modello tridimensionale, in maniera che tutti gli effetti sopra l'auto che state per vedere sono aggiunti anche le scie, le scintille, rispettando la profondità del modello. Il che vuol dire anche che del 90% del particellare dei pacchetti 3D non so che farmene, tanto lo aggiungo in After Effects o in Nuke o in pacchetti simili, ed è anche molto più plastico e veloce farlo, perché ricadiamo di nuovo sulla perdita di tempo dell'aggiustamento dell'effetto. Se lo posso fare con After Effects o col plugin di After Effects, chi se ne importa del particellare del pacchetto interno? Per quanto avanzato è una perdita totale di tempo. Allora, la cosa interessante è che si può fare in una settimana, se il modello 3D fa una cosa e il video fa il resto, ma se voi fate tutto quello che state per vedere in 3D, a parte che non ci si arriva con tutta l'abilità che volete anche in qualche mese, neanche arriverete al tipo di qualità. Quindi il 2D per queste cose è notevolmente superiore al 3D, perché consente di moltiplicarlo, non solo di recuperare le criticità, ma anche di fare cose che comunque sarebbero impossibili in un lasso di tempo plausibile, cioè di consegna al cliente. E quindi chi se ne importa che il pacchetto lo supporta? So che ci sta e magari in alcuni casi può anche essere utile, ma tanto lo posso fare in 2D. La prima cosa sarebbe dire: ok, tutto questo che c'è in 2D eliminiamolo dall'interno dei pacchetti. Ma proprio fisicamente, perché spesso e volentieri, soprattutto per chi si avvicina, uno dice: oh, ma se ci sta lo devo usare. Invece l'hanno messo per completezza, per aggiungiamo robe, ma non si può utilizzare in produzione perché è deleterio. Quindi la cosa interessante è che voi vedete questa robettina fatta con una macchina 3D piatta, neanche spesso lucida, e tutti questi effetti di luce sono 2D, guidati dalle maschere sulle sagome dell'automobile o sul logo. Quindi il 3D ci serve. Vedete, guardate i lampi di luce o le particelle? Ci serve per accendere e spegnere. Le prospettive, le fuga, le scie addirittura riflesse. Cioè l'effetto 2D viene aggiunto e viene riflesso dall'automobile, che non, il riflesso non è renderizzato, quindi posso anche fare i finti riflessi sulla scocca. Ok, le linee, magari mi posso portare da maglia o da max, in questo caso più maglia per ovvi motivi, le spline costitutive del modello, in maniera che lungo queste spline, più che i poligoni, faccio andare i fasci di luce. Vedete quanto è coreografico far emergere un modello, un volume, lasciate stare le marche, le cose non ci interessano. Quello che ci interessa è 7 giorni. Dallo storyboard al progetto, alla consegna per fare uno spot, per presentarlo dentro una fiera, e magari neanche più di 4 o 5 operatori. Ci siete? Di più, spesso in casi come questo, è la Citroën che vi dà il modello 3D. Ve lo dà sotto forma di, in maniera segreta, è un prototipo, eccetera. Firmate con il sangue che non diffondete, eccetera, eccetera. Però non vi fanno neanche modellare il modello per paura che sbagliate la posizione dei fari o comunque comporta del tempo, e comunque devono aggiungere un extra per modellare, quindi gli costa anche meno. Vi danno i modelli o i prototipi, o comunque in una forma utilizzabile, e partite da quello. Lo danno all'agenzia, in realtà l'agenzia poi a voi dà questo tipo di materiale. Per cui ci sono anche questo tipo di aggiustamenti. E visto che l'altra volta parlavamo di HDR, questi sono modelli completamente 3D, in questo caso di R8, o di dettaglio ravvicinato in rendering. Quindi l'ho scelto apposta perché qui vediate che c'è un bordo arrotondato che separa, guardate sul passaruoto, ok, anche se pulito, perfetto, guardate un po' lo specchio che non combacia perfettamente comunque rispetto a questa forma, e tutto è arrotondato, lo vedete in maniera subliminale. Ma se lo fate a 90 gradi, lì viene un macello. Come
cosa che in realtà non ho, insomma, non vedete manco l'highlight, il punto di luce. Quindi dovete rispettare in maniera assoluta questo tipo di arrotondamento, guardate su cerchioni, freni, eccetera, eccetera, su un dettaglio piccolissimo. Ok. O anche cambiare, torniamo su cose nostrane, no? Questo che faccio, due rendering? Ne faccio uno e mettiamo tutte le tinte che volete. Però il rendering è solamente uno con le maschere, applico quello che voglio. Addirittura dei riflessi aggiuntivi, quindi figuriamoci il cambio del colore che è la cosa più stupida. Allora. Quindi, su questa cosa qui, stiamo qua. Questa è la fase finale, vi ricordate, no? Lo storyboard, l'ideazione, l'animatic, delle cose che abbiamo anche riassunto adesso, la fase di produzione divisa in illuminazione, qualcosa abbiamo accennato, altre cose di video adesso, ricerca e sviluppo, cioè i tool sviluppati dentro, il texturing, rigging e setup, il personaggio animato con tutti i controlli, l'animazione, abbiamo visto anche qualcosa di illuminazione e rendering, ci mancano i VFX, cioè i visual effect. E poi quello che voi avete visto, con gli esempi voglio dire, ma quello che avete visto adesso in gran parte sta qui dentro. Quindi guardate che c'è addirittura della suddivisione, compositing, comporre più parti, 2D VFX con motion graphics. Noi chiamiamo questo anche 2D e mezzo, solitamente sono i testi, i font, eccetera. Color correction, il colore non corrisponde esattamente, uscita finale. Cominciate anche a capire del perché, del tempo, del costo di un'opera di questo tipo, perché comunque questi passaggi o li fate fare o ve li fate, ma non è che non li faccio, e andrebbero fatti anche quando si fanno cose per architetti, filmati o tavole. Non è che la tavola statica per l'architetto non ha queste fasi finali, eh? Magari non uso Nuke, mi basta Photoshop, non c'è bisogno che scomodo After Effects. Per cui si acquisiscono anche dei tool e li vado a modulare e utilizzare a seconda del progetto, a seconda dei tempi, a seconda del budget. Quindi, ok, allora, se non avete domande, adesso arriva il bello. Quindi fino adesso avete visto delle robe interessanti, adesso arriva l'estremo, cioè il controllo fisico, la simulazione fisica di cose che non posso anche volendo animare, e ve lo faccio vedere anche in azione, ad esempio con RealFlow, direttamente sul software, anche quanto è semplice e immediato ottenere effetti spettacolari, se capite un po' il funzionamento. Però questo è lasciamo agli umani la parte divertente, o ai grafici la parte divertente, e la parte pizzosa e di calcolo la demandiamo completamente al computer. Prima di andare avanti, se ci sono domande sulle cose viste, ok.